Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché ci sono ovviamente le novità da discutere insieme, soprattutto una che già so benissimo interessa magari a più persone, ovvero il nuovo banner che è stato inserito all'interno del gioco, dove ovviamente guess what è stata rilasciata Eris. Tifa per essere l'ultima, sinceramente mi fa ben sperare che possa essere veramente buona e veramente forte, quindi sono molto contento di aspettare, almeno col profilo principale, perché col secondario è molto probabile che pullerò praticamente sia su Eris che anche su Yuffie, molto probabilmente. E però iniziamo ovviamente dalle nuove notizie. Partiamo dalle notizie, che ovviamente siamo pieni di nuove notizie. Oh, tra l'altro hanno messo anche quella di Tifa con l'ultimate di Kai Tsit. Attenzione, questa non l'avevo vista in realtà. Non l'avevo visto. Cacchio, qui la situazione cambia tutto. Bene, bene, mi piace questo plot twist che non avevo visto. Allora, iniziamo a parlare ovviamente della campagna del primo anniversario, che ovviamente si aggiorna in questa metà del mese. Quindi abbiamo avuto una prima parte all'inizio di settembre e ora invece stiamo avendo praticamente la seconda parte, chiamiamola così, dove in questa seconda parte praticamente è stata aggiunta una nuova panel mission, quindi una nuova chocoboard per chi magari è più affine al termine di Open Omnia, dove sarà possibile ottenere comunque diverse ricompense man mano che completeremo i diversi obiettivi, come le nuove Brandstone, i Mitri Lore, i Mitri Lingot e soprattutto un ticket o comunque dei ticket per pullare armi 5 stelle, che ovviamente fanno sempre piacere. Successivamente abbiamo praticamente le daily free, che comunque si estendono o comunque sono continue, cioè non avremo una sorta di continuazione, avremo appunto il periodo di 30 giorni complessivi, quindi da inizio settembre fino a inizio ottobre, più precisamente dal 7 settembre al 7 ottobre 2024. Quindi questo non cambia, è semplicemente una sorta di reminder per chi magari si scordi o comunque si sia scordato il fatto che abbiamo una multi summon gratuita al giorno per un mese. Successivamente abbiamo il ticket per scambiare le skin, per chi ancora magari non le ha scambiate, per chi ovviamente non ha avuto modo di poterlo cambiare, che può essere reclamato fino addirittura al 8 marzo del 2025. Quindi tutti i nuovi giocatori che comunque cominceranno il gioco anche dopo il periodo dell'anniversario avranno la possibilità di poter ottenere questo ticket. Ovviamente il ticket poi non scade, quindi diciamo che questo period dove viene segnato qui sotto è semplicemente il periodo di acquisizione del ticket, visto che comunque molti me l'avevano chiesto, è il periodo di acquisizione. Quindi se voi loggate o comunque scaricate il gioco entro questa finestra di tempo, potrete ottenere questo ticket che poi potrete scambiare come e quando volete. Successivamente, vabbè, abbiamo anche i login, questo già comunque ci sta, nel senso l'abbiamo superato. Abbiamo praticamente il login dove possiamo ottenere praticamente le armi, un set praticamente di armi per ogni personaggio. Quindi abbiamo praticamente due armi per ogni personaggio, che sono ovviamente 13, quindi in totale 26 armi. Sono 26 armi che ci consentono di avere un kit iniziale, uno starter pack, mettiamola così, per ogni nostro personaggio. Infatti, come potete vedere, qui abbiamo tutto l'elenco delle armi che riceveremo per tutti questi giorni. E vi posso assicurare che comunque anche la scelta di queste armi per garantire un set non sono male, perché vi danno l'attacco, vi danno la difesa, vi danno la cura, quindi vi danno comunque un ruolo fondamentalmente per ogni personaggio, e secondo me è una cosa molto carina. Successivamente ovviamente tutti oggetti che ci verranno regalati durante questo periodo di anniversario, ma queste sono cose che noi già abbiamo discusso. Il login che abbiamo comunque per ottenere sempre altri potenziamenti dell'Highwind, altri login per avere gemme, diciamo queste sono tutte cose che effettivamente abbiamo già discusso e abbiamo parlato. L'unica cosa di cui effettivamente dobbiamo discutere è appunto l'aggiunta della nuova Choco Panel, diciamo della nuova
Ecco, come potete vedere, della nuova Chocoboard, chiamiamola così, che consentirà, come potete notare, di ottenere delle altre ricompense. Quindi ci sono praticamente altre due pagine rispetto alle tre che abbiamo completato prima. Abbiamo praticamente altre due pagine che ci permetteranno di ottenere tutti questi altri oggetti. Successivamente, il banner di Tifa Limit Break, non pensavo mettessero la notizia già adesso. Questo è molto buono, tra l'altro. Viene rilasciata la nuova arma Ultimate di Kite Sith, quindi il data mining aveva ragione, perché il data mining parlava per l'appunto di Kite Sith e Sephiroth come prime armi Ultimate da poter pullare. Sono curioso in realtà di vedere l'arma Ultimate di Kite, perché io Kite non ho praticamente quasi nulla, se non forse il Yellow Megaphone, ma senza il suo costume perde tanto come potenza in generale, quindi non ho effettivamente dei set costruiti ad hoc per Kite, quindi potrei iniziare effettivamente a costruire anche Kite piano piano. Ma vediamo se viene detto qualcosa nello specifico, perché in questo, ecco, avremo le Mako Gem, che però vedete sono praticamente, ecco, le Mako Gem che verranno date ogni 10 anniversari, che potranno essere scambiate o per quelle di Sephiroth o per quelle di Kite. Quindi avremo comunque la possibilità di poter scambiare le nostre Mako Stone, che per chi ovviamente vuole pullare l'arma di Sephiroth o l'arma di Kite è comunque un'ottima cosa. E vedi, collezionate le Mako per ottenere o la Genji's Blade di Sephiroth o il megafono di Kite Sith. Però non vengono dati altri dettagli. Ok, quindi ci hanno preparato psicologicamente solo al fatto che avremo il banner di Tifa, che verrà inserito il 26. Quindi sì, giovedì prossimo. Quindi sì, un banner alla settimana. Quindi avevo azzeccato il fatto che avrebbero messo un banner alla settimana per tutto il periodo dell'anniversario. Quindi vabbè, ci sta. È giusto come, diciamo, come stimolo per i giocatori, soprattutto durante questo periodo d'anniversario, quindi va bene. Peccato non avere qualche dettaglio in più. Devo controllare se hanno scritto qualcosa ai miei compagni d'avventure, però credo di no, credo che ancora non ci siano notizie in generale. Poi abbiamo praticamente le coop, che abbiamo la possibilità praticamente di fare le coop con Ifrit e Bahamut e Shiva, che a me sinceramente servirebbero entrambi, visto che finalmente ho completato l'ex 2 di entrambe le summon, quindi sarebbe un'ottima occasione per farmare Shiva, per farmare Bahamut Ifrit e portarli finalmente a un livello successivo. E poi abbiamo, ok, il banner al solito a pagamento, che sarà possibile ottenere con una singola pullata da 10 per 3000 gemme, dove si avrà la possibilità di trovare sia l'arma nuova di Eris, ma anche l'ultimate di Sephiroth. Poi abbiamo Eris come limit break, ovviamente, banner di Eris come limit break, che analizzeremo meglio nel dettaglio in un video a parte, come sempre, dove appunto abbiamo un'arma che però mi ha lasciato un pochettino così, cioè mi ha lasciato un po', non dico perplesso, però ci sarà da discutere, c'è una bella discussione da fare dietro, perché ho ovviamente maturato un mio pensiero e ve lo esprimerò. E poi ovviamente sarete voi a decidere cosa fare, cosa non fare. Il costume di Eris invece sembra essere molto interessante. Sembra essere molto interessante perché è uno di quei costumi che secondo me è molto buono. È un costume molto molto buono, però anche di questo ne parleremo ovviamente a parte. Ultimate di Sephiroth, che ormai la conosciamo, sappiamo benissimo come funziona. E poi per il resto non abbiamo altro da dire. Informazioni che sono interessanti per la prossima Guild Battle. Vediamo se ho azzeccato anche la Guild Battle. Hanno messo, ecco qua, tutti i membri della Guild, vabbè, riceveranno le ricompense. Viene messo già l'elemento? No, ancora no. Ci hanno semplicemente avvisato che arriverà. Ah, eccolo. La Guild Battle numero 3 sarà non Elemental Magic Attack. Quindi ho azzeccato praticamente anche la terza Guild Battle, dove ho detto o mettono un elemento strano come acqua, oppure tuono magico, oppure, dato che tutto l'anniversario per l'appunto è improntato sul non elementale, metteranno il non elementale. Però peccato che sia non elementale magico. E io non elementale magico non sono fortissimo. Quindi
dovremo cercare un attimo di sistemare la situazione. O Sephiroth, che comunque sia, se la può cavare come non elementale magico, però solo lui faccio ben poco, faccio veramente ben poco. Successivamente abbiamo le tower, l'aggiunta delle Tower of Milestorm, dove praticamente avremo delle quest ad alta difficoltà, perché appunto avremo praticamente i piani B1, B30 che sono state aggiunte alla tower della Singularity Milestorm, e queste saranno delle difficoltà, diciamo, più accentuate, ok? È una tower dove praticamente la difficoltà viene accentuata un po' di più. Io non oso immaginare effettivamente in cosa consiste affrontare una torre del genere, perché già comunque le torri solitamente hanno delle quest che delle volte risultano essere un po' sgradevoli. Ora non ho idea di sapere effettivamente che cosa avremo qui. E questa torre, come potete vedere, avrà dal 19 settembre, quindi praticamente a partire da ora, verranno sbloccati due eventi per giorno, invece a partire dal 21 uno per ogni giorno fino ovviamente alla chiusura dell'evento. Quindi anche questa torre funziona come quella che abbiamo già avuto in precedenza. E poi abbiamo la seconda parte dell'evento, quindi seconda parte dell'evento anniversario, chiamiamolo così, la Cetra Story Birth of the Destroyer, dove praticamente sono state aggiunte, come vi avevo già spoilerato tempo addietro, l'arma free to play di Kite Sith da poter ottenere dallo shop, e poi successivamente le nuove ricompense tutte a tema ovviamente Kite Sith. Anche il megafono di Kite Sith, Physic Attack e Ability in generale, sempre non elementale, perché come potete vedere abbiamo danni 390% non elementali a tutti i nemici, però queste sono armi che, diciamo, lasciano un po' il tempo che trovano arrivati a questo livello del gioco. Buone magari per chi sta cominciando a giocare, per i free to play, però anche per i free to play c'è sicuramente di meglio sui banner. E poi la campagna dei 9 milioni di download che celebriamo e festeggiamo all'interno di questo anniversario, con delle celebrazioni in cui abbiamo il reset del numero del First Meet come Oper Omnia. Quindi ogni volta che effettueremo le coop con persone nuove che non abbiamo incontrato in precedenza, verremo ricompensati con 200 gemme a colpo. Fino a un totale, se non sbaglio, di 4.000, dovrebbero essere circa 4.000. E poi abbiamo invece il bonus login, che ci viene conferito praticamente di 1.500 gemme nel momento in cui loghiamo, nel periodo appunto a partire da oggi fino al 2 di ottobre. Quindi entrando all'interno del gioco avremo un bel po' di gemme da poter accumulare. Abbiamo anche le mission, quindi le missioni sempre di celebrazione dei 9 milioni, che ci permetteranno di ottenere fino a 160 ticket da poter pullare ovviamente all'interno del gioco, quindi molto buono. E poi abbiamo anche i login con 15 giorni in cui otterremo i lottery box, che conterranno ovviamente oggetti specifici solo per questa celebrazione dei 9 milioni di download. Quindi direi che stiamo caricando in modo abbastanza pesante questo anniversario, che comunque a mo' di risorse è stato anche abbastanza generoso, non possiamo lamentarci. Abbiamo fatto comunque diverse gemme, io nonostante abbia pullato su Cloud ho comunque recuperato un buon numero di gemme pronte per essere pullate su Tifa, ovviamente, perché mi sembra abbastanza logico. Però devo dire che come risorse questo anniversario si è dimostrato abbastanza generoso. Come contenuti ovviamente ci potrebbe essere qualcosa da ridire, perché abbiamo avuto un inizio a bomba e poi un rallentamento, chissà, magari avremo poi un rush finale per quanto riguarda sempre il termine dell'anniversario, però questo ovviamente non possiamo saperlo. Però per quanto riguarda le news per il momento è tutto. Io come sempre vi ringrazio per essere stati con me e vi aspetto con il prossimo video, dove dobbiamo necessariamente discutere di questo banner di Eris. C'è parecchio da discutere, raga. Quindi a tra poco.